Le chiedo quanto è rammaricato del secondo tempo del Chieti dopo il gol arrivato a fine primo tempo. Dispiace sicuramente perché nel primo tempo la squadra aveva fatto più che bene, e poi nel secondo tempo, come dicevano i colleghi prima, il gol preso, il fatto di questo sempre dire il record dei gol non presi e quant'altro, ci ha destabilizzato un pochettino. Però va bene così, veniamo ad Avezzano e portiamo a casa un punto. Dispiace perché avevamo i nostri tifosi al seguito, che comunque sia ci hanno applaudito e sono rimasti contenti, volevamo regalarci una vittoria. Non è andata, la faremo domenica sicuramente. Ecco, quanto ha pesato il cambio di Forgione e se c'è una motivazione? No, sarebbe molto riduttivo un cambio che la squadra faccia male. Forse è un giocatore importante, è stato comunque forzato perché era stato ammonito ed poteva essere espulso, quindi questo dispiace perché Cocchi è un giocatore importante per noi, per la squadra. Purtroppo era ammonito, quindi noi in queste partite dove magari può accadere che poi dopo rimani uno in meno e non regalare un uomo non va bene. Si può dire che nel secondo tempo, con l'inserimento di Ardemagni, ha chiesto più palloni dentro l'area. No, Matteo è un giocatore, come dico, sempre importante. Ho detto prima che abbiamo cambiato il sistema di gioco e quindi cercavamo magari più l'ampiezza perché avevamo i due esterni che erano Gatto e Salvatori, magari andavamo più sulle catene. A volte ci siamo riusciti, a volte no. Ripeto, è un punto che sicuramente a me quello che fa piacere, tra l'altro, è vedere i giocatori nello spogliatoio che magari sono rammaricati, il che vuol dire che è un qualcosa di importante perché sentono che si poteva vincere. Quindi è una cosa importante questa. Poi da rete è stata una grande rete quella di Senesi che probabilmente vi ha spezzato le gambe. Al di là della rete, dispiace che magari eravamo in uscita su palla nostra a regalare quella palla, quello dispiace. Al di là dell'Eurogol, che faccio i complimenti a lui, ma faccio anche i complimenti all'Avezzano perché comunque sia è un'ottima squadra e i punti che ha li dimostra tutti.